ai microfoni di maridacaterini.it abbiamo Valentina Petrini, co-conduttrice di Nemo Nessuno Escluso. Ciao a tutti. Nel 2017-2018 sarà ancora sugli schermi di Rai 2. Dopo un inizio un po' stentato, ti aspettavi questo successo del programma? Se dicessi sì, non sarei credibile per nessuna delle persone con le quali ho lavorato, neanche per la mia famiglia. No, non mi aspettavo una chiusura così bella. Non so se posso definirlo successo, però il 7%, che è, diciamo, lo share con cui abbiamo chiuso la puntata dell'8 giugno, è stato proprio un risultato totalmente inaspettato. C'era nel nostro cuore il sogno, il desiderio profondo di riuscire a far capire alla gente che cosa volevamo provare a fare. Quindi se ti dicessi che mi ero arresa dopo, diciamo, inizio un po' così traballante, non sarebbe vero. Ci abbiamo creduto, ci abbiamo lottato e quindi è stato bello veder realizzare, insomma, questo piccolo sogno. Adesso in realtà la sfida è enorme, perché l'anno prossimo dobbiamo non solo riuscire a mantenere il livello della seconda parte della stagione, ma addirittura superarci. Secondo te qual è stato lo scatto che ha avuto il programma e che gli ha permesso poi di essere apprezzato dal pubblico rispetto all'inizio, che appunto è stato un po' claudicante? Allora, sicuramente, diciamo, il tempo aiuta a conoscere i prodotti nuovi, però accanto a questo c'è anche da dire che noi nella seconda parte della stagione abbiamo introdotto degli accorgimenti, perché era necessario accompagnare maggiormente il pubblico, e quindi per esempio i nostri due super ospiti in poltrona ed un maggiore filo narrativo tra i vari argomenti di puntata, i servizi e i tè di studio, sono sicuramente delle modifiche che hanno contribuito a rendere più leggibile Nemo. Quest'anno ti abbiamo visto anche con un altro volto di Rai 2, che è Pablo Trincia in Cacciatori su Canale 9, sì. Un altro piccolo progetto che insomma, ti ha visto su un'altra emittente. C'è la possibilità di riproporlo oppure state lavorando insieme per qualche altro progetto? Io e Pablo amiamo molto lavorare insieme. Se c'è la possibilità di riproporlo, questo ancora non lo sappiamo. Ovviamente noi ci crediamo molto, perché come tutti i piccoli progetti che nascono dal basso e vengono interamente curati da un nucleo piccolissimo di persone, è come una creatura. Cacciatori è una creatura, è un prodotto innovativo per la televisione italiana e noi sinceramente speriamo di poterci rimettere le mani prestissimo. Tornando appunto e chiudendo sul Nemo, visto che ci sarà questa seconda edizione, c'è già qualcosa che hai preparato, puoi anticiparci in virtù del fatto che appunto ti abbiamo vista protagonista di reportage anche da zone particolarmente calde di guerra? Non ho ancora cominciato operativamente a girare, ma ci sono diversi argomenti che sto seguendo e non posso nascondere che ovviamente l'evolversi della guerra all'ISIS continuerà ad essere, diciamo, una mia priorità, ma accanto a questo anche altre tematiche. Per esempio stiamo raccogliendo moltissimo materiale sulla condizione degli omosessuali nel resto del mondo. È pazzesco come si stiano moltiplicando dei cosiddetti campi lager in diverse parti del mondo, quindi mi piacerebbe moltissimo poter mettere le mani su un racconto di questo genere. E comunque, insomma, l'interesse è a 360 gradi, ovunque la realtà ci porti a raccontare delle cose molto forti. Nel mio caso continuerò a fare denunce, che è la mia natura.